Mamma, Mickey, proprio adesso dovete venire. No, non è che disturbi, però... Ho capito che questo è l'uomo della tua vita, però... Anche quello di 2 mesi fa era l'uomo della tua vita, se non sbaglio. Ah, questo è quello... Chi ti devo dire? Ciao! Venite, scusate il disordine. Ma figurati. Allora, Piero, lei e Silvana, mia sorella. Silvana, lui è Piero. Molto piacere. Piacere, Piero Crepetti. Psicologo. Consulente matrimoniale. Mi occupo di coppie da più di 20 anni. Si può dire che i matrimoni non hanno più segreti per me. Ah, che coincidenza, anch'io mi occupo da più di 20 anni di un matrimonio. Il mio, però, continua ad avere dei segreti per me. Ma lo sai? Lo sai che è stato anche in televisione? No. Sciocchezza. Sì, si è trattato di una rubrica mattutina 2 anni fa. Sì, quella che andava in onda alle 6:30. Sicuramente avrà avuto modo di vedermi. No, che peccato. Devo essermela persa. Ma è così, i programmi migliori vanno in onda sempre negli orari più impossibili. Oh, Franco! Ciao, Alessandro. Oh, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, Franco. Vieni. Salve, Franco Mancini. Molto lieto. Lui è Piero Crepetti, è un amico di Michia, fa il consulente matrimoniale. Ah, quindi è un libero professionista come me, io c'ho un autonoleggio. Ammazza che giornata, che lavoro. Tutto su ste spalle sta, tutto per sta famiglia faccio. Sì, in questa casa fa tutto mio marito, tranne che pensare prima di parlare. Scusate se mi intrometto, ma voi due avete mai pensato alla terapia di coppia, eh? Può essere di grande aiuto. Sentito. Beh, veramente sì. Scusi una cosa, ma sta terapia di coppia non la fanno le coppie che stanno in crisi? Cioè, noi che stiamo in crisi? No, ma allora? Che c'entra? Ogni tanto una coppia si mette in discussione, no? Ci si confronta all'interno di essa, no? Sì, è così, Franco. E poi, come sostiene Piero nel suo saggio Il Codice Crepetti, il 90% delle coppie sta insieme, ma non dovrebbe, è così? Sì, anche nell'ultima conferenza promossa dalla ASL di Vitonto, quasi tutti hanno sostenuto la mia tesi, e devo dire che guardando voi rientrate perfettamente nella mia statistica, raramente mi sbaglio. Ah sì, lui non sbaglia mai. Poi, Silvana, quante volte anch'io ti ho detto che secondo me il vostro rapporto faceva acqua. Acqua, ma che ci siete venuti e ci hanno mannato, ma veramente, ma ci avete visto, ma che crisi. 25 anni insieme, una coppia straordinaria, 2 figli, grande amore, un violino, una musica, pure lei con queste teorie, Crepacci. Crepetti, scusi. Vabbè, Crepetti, Crepacci, uguale, su. Ma che cosa ne sa lei del suo rapporto, mi scusi, ognuno il suo mestiere, poi lei signora, lei. Non ha mai pensato a suo marito come un prevaricatore? Ma che c'è sta pure a pensare? Ma c'è sta a pensare? Diglielo, forza, parlagli, dai, rispondi, E se mi fai parlare o mi sono già giocata il bonus di questo mese? Oh, può parlare sempre, dottor, quando gli do, sempre, è padrone di parlare, forza, forza, parla. E soprattutto cerca di non dire cose sbagliate. Sì, come 25 anni fa quando ho detto sì, lo voglio. Vedi, cara, questo è il tipico esempio di matrimonio giunto alla fase che io chiamo del crash test. Due fantocci che si vanno a schiantare. Ma che impressione. Ma no, scusa, e l'amore? Quello che c'è, che c'era, che potrebbe rimettere a posto le cose? L'amore dove lo metti? L'amore, mia piccola ingenua. L'amore è una favola che ci raccontiamo. I rapporti di coppia sono meccanismi ben precisi. No, io non voglio proprio credere che sia solo così. No, per me, anzi, l'amore è... è qualcosa di astratto, di indefinibile, non so, di magico. Ma che cosa c'è di magico in un soggetto simile? Tiranno, prevaricatore, maschilista, completamente privo di sensibilità. Senta, modelliamo i termini perché sta sempre parlando di mio marito. No, per carità, niente di personale. Per me è solo un soggetto clinico, come lei, d'altronde. Sì, che ha la sua bella parte di responsabilità con il suo atteggiamento da martire frustrato. Frustrata, scusi, ma lei che vorrebbe dire, mia moglie? No, non lo dico io, ma le mie ricerche. Mi scusi, la signora ha un carattere remissivo, con una forte tendenza verso il masochismo. È tipico di chi entra nella fase che io chiamo del bed and breakfast. Si mangia e si dorme assieme e basta. Lei invece questo sta entrando nella fase delle pizze, quelle che gli do io, se non smette di parlare così di mia moglie. No, non equivochiamo. La signora non è artefice dei suoi problemi.
sì, che derivano invece da poderose turbe psichiche patologiche presenti nel padre e nella madre. Padre e la madre che cosa, scusa? Ma lasciali stare, capito? Ma brutto pallone gonfiato! No, ma in terapia di coppia, ma vacci tu, ma da solo però! No, senti, analizziamo. Come io appunto scrivo nel mio saggio, sì, gli uomini messi alla porta... Va, vattene! Oh, 100.000 canali, c'è sta niente. Neanche i ragazzi ci sono. Terapia di coppia? Mm-hmm.